Oggi torniamo sulla ipoacusia, che è la diminuzione dell'udito che colpisce 8 persone su 10, anziane soprattutto, ma è un fenomeno che oggi colpisce anche i soggetti più giovani per gli stili di vita moderni che, come sappiamo, sono dominati da lavori assordanti o dalla musica in cuffia ad alto volume per i ragazzi, per i più giovani. Con noi in diretta per parlarne uno specialista, Mario Fraschettone. Benvenuto, dottor Fraschettone, Buongiorno, dottore in buongiorno. tecniche audioprotesiche e manager di Udito Center. In Italia sono 7 milioni, lo ricordiamo, le persone che vivono con questa diminuita capacità uditiva, la ipoacusia. Allora, dottor Fraschettone, perché udire di meno, come si legge, può portare al declino cognitivo, della memoria o anche quel senso di isolamento, di solitudine della persona. Cosa accade? Allora, accade che, a parte che ci sono degli studi proprio in merito, dove si è appurato che a una persona ipoacusica si aumenta di 3 volte il rischio di poter avere Sì. una demenza, e inoltre 3 persone su 4 affette da declino cognitivo sono affette anche da ipoacusia. Cioè, quindi Sì. si vede che l'incidenza dell'ipoacusia, da questo punto di vista, su questo campo è molto pungente. Sì. Inoltre poi le attività cognitive del cervello, quindi l'attenzione, la memoria, la comprensione, Si deprimono, si sono deprimono. tutte stimolazioni Diminuiscono. uditive, cioè sonore, quindi Sì. è normale che a lungo andare c'è questo, diciamo, questo appiattimento, questo declino. Sì. Quindi sì, la persona si chiude in se stessa, Si chiude in se stessa, si e c'è la isola, depressione, c'è anche la esatto, depressione alla fine. dimentica anche la conoscenza di alcuni suoni, ecco il Sì. fatto del riconoscimento, cioè è una cosa proprio che è un isolamento proprio sociale, sia a livello personale sia a livello proprio di suoni. Quindi parola d'ordine, non sottovalutare questo fenomeno e Sì. correre subito dallo specialista per, come dire, per contrastare questo. Basta allora un Sì. semplice controllo dell'udito, in effetti porta ad avere almeno il quadro della situazione chiaro. Sì. Ecco, in effetti lei mi ha anticipato, sì, per, come dire, fare una diagnosi precisa, diciamo edificante, si parte proprio dal test dell'udito e poi ovviamente a seconda della gradazione della ipoacusia si sceglie il dispositivo. Ecco, il paziente ha, ecco, vediamo, ecco, in questo caso sta facendo l'otoscopia, è vero, dottor Rotoscopia, esatto, Fraschettone? che è la manovra principale da fare per valutare se il condotto uditivo è libero da eventuali occlusioni, tappi di cerume, o Sì. eventualmente, per quello che è il nostro competenza, valutare se ci sono ostacoli o infezioni, infiammazioni che ne sconsigliano al Sì. momento, diciamo così, il rimedio. Qui c'è un apparecchio che evidentemente misura Questa è l'impedenziometria, l'impedenzometria, vero? esatto. Sì. Sì, si entra anche In una cabina in una silente, perché cabina, sì. bisogna, ecco, bisogna essere quanto più in silenzio è possibile per poter effettuare il test dell'udito. Sì. Anche se comunque una persona ipoacusica, diciamo che una cabina silente se la porta dietro Beh, quotidianamente, certamente. quindi è molto utile, ecco, per i normoacustici eventualmente, perché anche il minimo Sì, segnale può infastidire. cioè quando praticamente è precoce Esatto. Invece la una persona ipoacusia, ipoacusica ce l'ha proprio di per sé, cioè in effetti è isolato proprio dai suoni, quindi questa cabina silente se la porta dietro. Ecco, e quindi c'è questo esame audiometrico in cui lei è specialista, c'è proprio una laurea, vero, in Io ho una laurea tecniche in tecniche audioprotesi? audioprotesiche, dove Sì. logicamente è prevista anche diciamo così, le varie tecniche che Sì. servono per rilevare il grado Sì. di capacità uditiva delle persone. Diciamo che il percorso è quello, cioè si va dall'otorino per una Esatto, visita medica sì. E specialistica e poi se non bisogna. ci sono controindicazioni, nel senso Certo. di patologie tali che possono essere risolte o clinicamente o Sì. chirurgicamente, logicamente la persona, l'unico rimedio che c'è per migliorare la sua condizione uditiva e sociale soprattutto, è quello di mettere un dispositivo acustico. Sì. E poi si sceglie questo appunto, il device, si sceglie il dispositivo, non so se Giovanni Paolillo, eccolo qui, la prova gratuita, questa è interessante, la prova Sì. che dura per 30 giorni perché consente di provare, insomma. Certo, allora, sinceramente oggi come oggi un centro acustico e un audioprotesista che vuole fare questo lavoro in maniera seria e professionale non può esimersi da Sì, fare una prova, una perché prova, sì. questa prova consente alla persona, cioè quindi al soggetto, di capire
cosa può ottenere da questo dispositivo acustico, e serve anche a noi per capire se l'applicazione scelta è un'applicazione adeguata a quelle che sono le sue esigenze, perché poi queste soluzioni vanno applicate non solo tenendo conto del calo uditivo, ma anche delle esigenze di vita personale, perché ognuno ha una vita a sé. Ed oggi i dispositivi sono sempre più Sono minuscoli, la sempre più tecnologia fortunatamente. ha fatto passi da gigante, oggi Sì. sono praticamente quasi invisibili, diciamo. Sono pressoché invisibili, cioè bisogna fare molta, ma molta attenzione eventualmente per capire che una persona abbia un dispositivo acustico indossato. Poi anche a livello qualitativo, soprattutto, sono stati fatti dei passi da gigante. Oggi tutti i limiti che erano delle vecchie applicazioni, oggi diciamo che li abbiamo quasi pressoché eliminate del tutto. E qui è una cosa interessante, cioè c'è la possibilità di avere questo apparecchio, si colleghi al telefonino Sì, o al televisore, insomma, vero? tramite la tecnologia Bluetooth oggi ci sono delle soluzioni che senza avere nessun accessorio che fa da tramite o di collegamento fra il dispositivo acustico e televisione o cellulare si collega direttamente. Quindi Non avere si è mani, più soli, insomma. non si è più soli, ma poi si è anche più liberi, quindi mani Certo, liberi alla sì. guida se uno guida, quindi avere direttamente il cellulare collegato con gli apparecchi, la televisione allo stesso modo. Avere un ascolto diretto, quindi Sì, senza sì, sì. perdita di suono dovuta alla Sempre con la distanza. tec il Bluetooth, Il la Bluetooth, questa è la nuova tecnologia tecnologia che wireless, sì. Wi-Fi. È importante anche l'uso del telefono perché l'anziano ovviamente può aver bisogno, ecco, Come? di sentire una Ah, sì, telefonata. anzi, se posso aggiungere Cioè, un'altra come no, cosa, oggi ci certo. sono anche delle soluzioni che vengono gestite da app, da cellulari, quindi potersi personalizzare determinate cose. Diciamo che oggi la tecnica ci aiuta proprio tantissimo da questo punto di vista. Ecco, c'è come dire, c'è anche da un po' da diffidare come dire, delle scelte generalizzate del dispositivo. Noi le Sì. vediamo, sentiamo, vediamo in televisione, vai in farmacia e compra questa cosa. Ecco, non è certamente la scelta più giusta, perché Allora, l'apparecchio deve essere personalizzato, vero? Uno deve essere personalizzato. Cosa molto più importante, là parliamo di amplificatori, cioè nel senso che parliamo come una lente di ingrandimento utilizzata nella vita quotidiana ed è pressoché impossibile. Quindi là parliamo di delle soluzioni che hanno delle caratteristiche da poter utilizzare in una singola situazione. Poi per il resto non sono selettivi, non hanno capacità di poter essere regolati, sono semplici amplificatori di udito, punto. Ma è normale che Ecco. allora, il costo già ne dovrebbe far capire che è qualcosa che non dovrebbe avere un'efficacia. Diciamo, no, non è un apparecchio uguale per tutti, va personalizzato Personalizzato, ripeto, poi a comunque ci seconda sono del. le soluzioni, adesso hanno dei processori molto molto selettivi, Sì. molto chiari nell'ascolto, puliti, riescono ad ammortizzare determinati rumori, cioè in effetti si avvicinano molto a quello che è il principio di funzionamento del nostro orecchio, cioè noi riusciamo ad estrapolare dei suoni nel rumore perché c'è una funzione del cervello che ci aiuta a poter avere questo, cosa che questi dispositivi non hanno. Sì, e poi è interessante anche, non so se Giovanni Paolillo ci arriva, la convenzionabilità con il Servizio Sanitario Nazionale, cioè si può accedere alle convenzioni con l'ASL, con l'INAIL, eccolo qui, Giovanni è puntualissimo. Come? Qual è la procedura, dottor Fraschettini? Allora, per quanto riguarda l'ASL, bisogna avere una invalidità civile accertata per patologia, quindi bisognerebbe andare dal medico di famiglia e farsi avviare la domanda per l'invalidità civile. Ottenuta l'invalidità civile, poi si deve fare una pratica presso l'ASL di competenza per la scelta e la prescrizione del dispositivo acustico. L'INAIL invece c'è la necessità dell'accertamento della, diciamo, di patologia professionale, malattia Cioè una professionale, malattia dovuta al danno da danno, rumore o da esatto, lavoro. martello pneumatico, Esatto, macchine rumorose, fabbrica, perfetto. esatto, sì, E fabbriche dove si lavora. va accertato all'INAIL. Ecco, la Sì, differenza fra sì, sì. l'INAIL e l'ASL è che l'INAIL dà anche la possibilità di poter usufruire di dispositivi un po' più elevati tecnologicamente. L'ASL invece dà diciamo, una soluzione base che poi la persona ha la possibilità di poter integrare se vuole per andare su dispositivi di qualità migliore. Però ecco la differenza tra l'INAIL e l'ASL è soprattutto su questo. Ecco, e qui vediamo ancora le tecnologie per questi apparecchi, questi device per l'ipoacusia, perché sono milioni,
le persone. In Italia abbiamo detto tra 7 e 8 milioni la stima. Immaginiamo nel mondo, insomma, ci saranno decine, centinaia di milioni di ipoudenti e quindi la tecnologia deve saper corrispondere. Oh, ma comunque, come per tutte le malattie, tutte le patologie, qui ci vuole prevenzione. Voi lo scrivete anche sul vostro sito, che mi pare sia UditoCenter.it, vale la pena di andarsi a fare una capatina su questo sito, e perché la prevenzione è importante perché non si sottovaluta i primi segnali. Non si devono sottovalutare, i primi segnali sono quelli là di sentire e non capire. Cioè c'è Sì. ormai una tendenza a usare la famosa frase: no, io non è che non sento, non capisco, ma quello è un segnale Sì. inequivocabile di un abbassamento della soglia uditiva. In effetti l'udito funziona un po' come la vista, no? Cioè l'occhiale non lo mette il cieco, lo mette chi non vede bene. L'udito funziona allo stesso modo, cioè va aiutato quando c'è un abbassamento della soglia uditiva e non quando si perde completamente la sensibilità, cioè si diventa sordi totali. Perché quello che si può fare prima, logicamente noi non lo possiamo ottenere dopo, cioè noi lavoriamo su quello che l'orecchio ci consente di fare. Se l'orecchio arriva, la persona, il soggetto ci arriva dove ha un udito ancora in buone condizioni, noi riusciamo ad avere veramente dei risultati notevoli. Se la persona arriva con un udito un po' compromesso, è un po' complicato anche per noi poter ottenere un risultato soddisfacente. E c'è un aforisma che secondo me è molto emblematico, cioè più che la parola è importante ascoltare, perché è vero che spesso non si sa parlare, ma molto spesso non si Si sa sa ascoltare. ascoltare, Quindi esatto. è un aforisma coniato, letto da un uomo marketing italiano, che secondo me riassume perfettamente, è un'icona, insomma, cioè riassume sinteticamente quello che è il problema oggi. Infatti io dico sempre che bisogna, oltre che saper parlare, anche saper ascoltare, che forse è più Sì. C'è difficile quando non anche si... un filosofo che ha Sì. coniato, diciamo così, una Sono degli frase, aforismi che ho letto aforismi. anche sul vostro sito. Esatto, Sì. che devo dire la verità, io l'ho fatta come un mio cavallo di battaglia, che quello là che la vista allontana le persone dalle cose, l'udito allontana le persone dalle altre persone, cioè quindi come sottolineavamo prima, proprio un disagio sociale. E quindi la prevenzione è importante, quindi ai primi segnali test Testo audiometrici. dell'udito, ecco, logicamente farlo nei centri professionali dove c'è una persona competente, non come a volte si vede e si legge, diciamo, di persone non proprio indicate per fare queste cose. Logicamente consultare un otorino Qui che. il paziente risponde con un pulsante quando avverte che cosa? Sì, quando avverte il suono. Allora, in Avverte il effetti le suono, tecniche sì. sono o ecco il pulsante dove Lui eventualmente quando. risponde Risponde a un impulso a un sonoro, c'è un suono a impulso, intermittenza che viene inviato e poi piano piano viene abbassato per rilevare la soglia sì. uditiva. Nel corso del nostro video c'è anche una mappa, una foto, se Giovanni Paolillo riesce a localizzarla, che è la mappa dei vostri siti. È una foto che sta al centro del nostro video che abbiamo preparato per oggi, che fa vedere la mappa. Sono otto, è vero, otto, eccola qui, ce la fa vedere. Giovanni, sono otto centri, è vero? Noi abbiamo sì dei punti che non sono proprio centri di nostri, ma sono delle strutture che gentilmente ci ospitano per poter espletare il nostro lavoro. Quindi abbiamo un po' che, lavoriamo nell'Agro Li Nocerino vogliamo Sarnese più o elencare? Allora, meno. Battipaglia è il Allora, centro. Battipaglia è la sede Sì. dove c'è il nostro centro acustico. Poi lavoriamo a Bellizzi, Montecorvino Rovella, Agropoli, Capaccio, Campagna, Oliveto Citra. Castel San Giorgio, Sì, e poi Pagani e Castel San Giorgio è quello più a nord, forse. Sì. mi sfugge qualcuno, spero di non far torto a nessuno. Sì. E sono otto, quindi siete molto radicati, molto ramificati, avete privilegiato la provincia. Bene. Abbiamo privilegiato la provincia perché il nostro centro acustico è lì, È lì, Battipaglia, sì, è il quindi stiamo centro. lavorando lì intorno. Stiamo cercando degli audioprotesisti giovani che ci possano collaborare, quindi piano Benissimo, piano cerchiamo di, se possibile, portare il nostro sì. lavoro in altre zone.